Personalmente sono stato sempre intrigato dall'aspetto scientifico della realtà e dato che il Politecnico rappresentava un'opportunità per avere un approccio pratico dal punto di vista appunto ingegneristico e costituendo praticamente il miglior ateneo di ingegneria in Italia, la mia scelta non è stata affatto difficile. Ho scelto il Politecnico di Milano essenzialmente perché non sapevo cosa scegliere. Avevo molta indecisione e non tutto mi era molto chiaro. Per questo ho scelto la via che mi potesse dare più garanzie. Sin da piccola ho sempre desiderato frequentare il Politecnico di Milano perché avevo voglia di mettermi in gioco e venire a vivere lontano da casa in una città quale Milano, che sicuramente è ben diversa dal paese in cui sono cresciuta, ma che mi ha accolto sin dal primo momento. Ho quindi deciso di iscrivermi al corso di studi di ingegneria nucleare dopo un percorso triennale in biomedica per approfondire lo studio della fisica del mondo che mi circonda e specializzarla quindi al ramo della medicina nucleare. Il motivo per cui ho scelto ingegneria nucleare è che avendo fatto una triennale in ingegneria energetica ho avuto modo di studiare le varie forme di energia e ho avuto modo di capire quanto sia serio e gravoso il problema del surriscaldamento globale. La materia che più mi è rimasta nel cuore è di, appunto, di tutte quelle che ho studiato ingegneria nucleare, diciamo che è quella più legata agli aspetti del combustibile nucleare. La materia in questione si chiama Nuclear Design and Technology ed è appunto un corso in cui vengono spiegati i materiali nucleari sia da un punto di vista più tecnico, più fisico, ma anche da un punto di vista fortemente ingegneristico. Dinamica e controllo di centrali nucleari, perché è stato divertente frequentare quel corso e mi ha dato una grande panoramica su quello che è il campo della produzione di energia elettrica in ambito nucleare, che è anche la mia passione. Tra i tanti corsi che ho frequentato al Politecnico, sicuramente quello che mi è rimasto più impresso è il corso di elettromagnetismo. L'episodio più divertente che mi è capitato al Politecnico è stato proprio il mio primo giorno di lezione, perché praticamente dopo che la professoressa entrò in aula, eravamo tutti seduti, come prima cosa, dopo essersi presentata, fece una sorta di sondaggio per vedere chi di noi veniva da ingegneria fisica, chi di noi veniva da ingegneria energetica, chi da chimica, chi da materiali, chi da altri rami di ingegneria. E come domanda finale disse: c'è qualcuno di voi invece che non ha fatto la triennale al Politecnico? Io alzai la mano perché ho fatto la triennale a Bologna ed ero l'unico in una stanza di 200 persone, e allora la professoressa fece una battuta dicendo: ah, quindi lei quest'anno è l'unico oriundo. Lei si alza, adesso viene qua e mi risolve questo esercizio, altrimenti lei non passerà mai il mio esame. Allora questo amico si alza, va lì alla lavagna, finché il prof allora dice: bene, mi risolva questo esercizio, prende un foglio. Ma questo foglio era a forma di pesce, perché era il primo aprile. Qui al Politecnico ho avuto modo di imparare e perfezionare tantissimo la mia conoscenza dell'inglese. Questo perché, frequentando appunto un corso di laurea in inglese, ho avuto modo di migliorare sia per quanto riguarda lo speaking, che la listening, che il reading e il writing. Quindi ho avuto modo di migliorare l'inglese a tutto tondo e questa qui è un prerequisito fondamentale per ogni futuro ingegnere nel mercato del lavoro. Questa dimensione di relazione che esiste fra noi ragazzi di ingegneria nucleare dà dei grandissimi risultati all'interno del corso di studi. E questo si vede proprio quando si devono fare dei lavori di gruppo. Affrontare un percorso di studi in ingegneria è sicuramente impegnativo, ma oltre alla laurea lascia diverse altre competenze. Io, per esempio, in questi anni sono diventata una persona molto più flessibile, in grado di affrontare a testa alta stress e ansie e soprattutto di gestire gli imprevisti. Inoltre, pianificare una sessione d'esame sicuramente ti consente di migliorare le tue capacità organizzative. Ed inoltre, i numerosi progetti hanno reso una persona introversa come me in grado di lavorare in gruppo. Non ho avuto la possibilità di fare un'esperienza di studio all'estero,
Però questo mi sarebbe piaciuto molto perché so in cuor mio che andare all'estero significa ulteriormente ampliare le proprie vedute, ulteriormente avere quel qualcosa in più che caratterizza gli studenti che viaggiano molto, che hanno esperienze al di fuori della propria realtà. No, non l'ho mai fatta, però ci sono tantissime occasioni che secondo me devono essere colte. Io spero di poterla fare durante il mio periodo di tesi, ma in ogni caso ci sono tantissime offerte per quanto riguardano Erasmus e doppie lauree sia in Europa che al di fuori dell'Europa, che penso possano davvero aiutare a diventare delle persone migliori, conoscere gente nuova e a entrare in un miglior concetto di globalizzazione. Personalmente ho scelto di non fare percorsi e di Erasmus per fare esami in altre università. La cosa che mi piacerebbe fare però è andare all'estero e appunto per fare la tesi. E tuttavia ci sono stati i miei compagni di corso che hanno avuto questa possibilità, in particolar modo in Russia e in Finlandia, quindi comunque il Politecnico è un'università che offre assolutamente la possibilità di andare all'estero. Io personalmente, se devo pensare anche a quello che è il mio futuro, preferirei svolgere per un periodo di tempo un'attività lavorativa all'estero, che sia anche magari un dottorato, chi lo sa. Sicuramente mi toccherà fare una scelta nel prossimo futuro e uno degli obiettivi al momento è sicuramente quello di laurearmi, ma non vedo la laurea come un traguardo, ma come l'inizio di una carriera che spero di riuscire ad affrontare con tutte le competenze acquisite in questi anni. Dopo che avrò finito il mio percorso di studi, quindi quando sarò un ingegnere nucleare, mi piacerebbe andare a lavorare nel mondo aziendale. E mi piacerebbe anche poter fare ricerca nel campo aziendale, in particolar modo nel settore energetico, e appunto per poter sviluppare quelle che sono le tecnologie nucleari, e in particolar modo mi piacerebbe lavorare ai reattori di quarta generazione. Vi consiglierei di informarsi e soprattutto vi consiglierei di fare ingegneria, perché aiuta molto a diventare soprattutto quello che io non ero, molto più improntato, cosciente, concentrato su quello che si sta facendo nell'ambito dello studio o che sia nell'ambito del lavoro, aiuta ad avere una mente più elastica. Se potessi parlare alla me di qualche anno fa, le direi sicuramente di non arrendersi, di credere in se stessa e di ogni tanto rinfrescarsi la memoria riguardo quegli obiettivi che si era fissata sin dal primo momento. Per tornare alla vostra scelta, dico: seguite la vostra passione, la vostra curiosità.